Buonasera, benvenuti a tutti. Sono davvero felice di presentarvi i partecipanti a nome della Fondazione Prada. Il terzo partecipante, Monica Bea, purtroppo non è riuscita a essere qui con noi, ma parleremo delle tematiche di stop painting con Peter Fishley e John Kelsey. Peter Fishley è un artista ma anche un professore un curatore ovviamente della mostra stop painting ed è l'altra parte di fishly vice john kelsey è un artista uh, critico uh, gallerista traduttore ed è coinvolto in, in uh, Stop Painting, uh, Stop Painting in diverse forme, è un artista partecipante one con due opere, uno eh, di questi è un acquerello, eh, è firmato a, name name is is e a, a nome is is suo a e un altro è un coautore con il collettivo Rinas Poling nella porta, una scultura, l'avrete visto. Nella sezione Ready Made Belongs to Everyone. È uno degli autori, anche dei saggi del catalogo e eh, vorrei approfittarne per dire che il catalogo di Stop Painting eh, non è al momento disponibile, ma tra una settimana eh, riceveremo le nuove copie stampate e quindi potremo fornirvele. Il saggio che John ha scritto per il catalogo ha il titolo Refresh Equal Death e avremo l'opportunità di parlarne con lui in questa conversazione. Vorrei chiedere a Peter Fishley di eh, partire con una domanda: se ci racconta un po' dell'organizzazione dei contenuti di questa mostra, eh, magari concentrandoci su un elemento. Core, che è un po' l'anima o anche il prologo. Po possiamo trovare diverse definizioni per la scultura di un dipinto che avete incontrato the nel piano terra, proprio all'inizio della, della visita oppure anche alla fine And, um, del percorso. Eh, we, eh, Fondazione Prada, with Fondazione Peter, Prada insieme a Peter. Ha voluto davvero avere questa mostra che coincidesse con la biennale di architettura per diversi motivi. Tra i più importanti, la centralità di questa location, di questo palazzo in cui siamo stasera. E quindi la mostra è stata. Sviluppata in conversazione con la Biennale, ma anche i sistemi di mostra che sono stati progettati da Fishley stesso e anche presentare una mostra sulla possibilità di eh, considerare le varie eh, morti della pittura nelle varie sezioni e anche con l'affresco qui nel palazzo. Quindi chiederei a Peter di iniziare dal modellone che è eh, il suo, la sua unica opera eh, esposta qui nella mostra, ma naturalmente tutta la mostra è un po' l'opera totale di Peter. Vorrei chiedere a lui quindi eh, come pensava di rivolgersi al pubblico con questa opera. Eh, con anche la relazione con i contenuti e con i luoghi. Scusami Peter, eh, non mi sono presentata, mi chiamo Eva Fabris, sono curatrice della mostra qui a eh, una curatrice di Fondazione Prada e, e insieme a Mario Mainetti sono stata anche scelta per curare questa mostra. Buon, buongiorno a tutti, grazie per essere qui questa sera. Allora, partiamo da come ho organizzato questa mostra. All'inizio seguiva una narrazione, quindi avevo questa narrazione in mente e, e quindi ho iniziato molto presto a pensare a questa mostra. E ho Immaginato questi cinque momenti di rottura eh, con la pittura, o della crisi per così dire della pittura, e ho seguito questa idea, questa narrazione, ho iniziato a, a, a guardare le opere, a collezionarle, a metterle insieme e poi ho anche pensato a come organizzare le stanze e poi sin dall'inizio... Eh, si è posto il problema di come affrontare l'aspetto didattico, ossia come raccontare la storia al pubblico. All'inizio... Mi sono immaginato cosa faccio io quando vado nei musei. Eh, ci sono ovviamente i testi sulle pareti, ma a volte questi sembrano un po' impolverati. E quindi eh, ho cercato un'altra uh, forma. E poi volevo anche che le didascalie non fossero accanto alle opere e quindi. Quando concepisco un quando concepisco appunto una um, mostra, io, Vice di solito nel mio studio concepisco un modello, inizio a pensare da lì, inizio a lavorare da lì e il modello è un po' come una scatola. È un luogo, per così dire, in cui si possono mettere magari le mail. Tutto quello che ha a che fare con eh, la mostra si mette all'interno di questa scatola, di questo modello. E quindi ho pensato a trovare qualcos'altro eh, per il pubblico, così come per me stesso quando vado a visitare una mostra. E quindi eh, mi sono chiesto come mi spiegherei io eh, la mostra. Poi il modello che ho fatto nello studio, quindi ho raccolto tutte le fotografie del libro. E erano magari un po' piccole oppure troppo dall'aspetto naturale naturalistico e quindi volevo renderle anche più grandi eh, proprio come dimensione. Ho misurato lo spazio e quindi mi è venuta questa idea del modello eh, e ho messo anche tutte le opere della stessa dimensione eh, perché Così eh, è un po' riflettere anche come ho pensato allora, non semplicemente come nella casa delle bambole in cui si imita la realtà. E, eh, poiché si tratta di una mostra di pittura tutti i dipinti sono appesi al muro adesso sono organizzati all'interno della mostra e dell'esposizione ma poi c'è uno spazio vuoto che è eh, quello appunto de dei vari piani di scale e quindi ho usato anche questo spazio appunto per eh, le descrizioni infatti come eh, non è stato fatto solo quello esposto, ma il modello, il modello in scala, quelli che hai fatto erano anche una macchina per la riflessione nella preparazione della mostra. Farei un passo indietro perché direi che eh, la mostra identifica cinque momenti di rottura nel storia della pittura, quindi cinque momenti eh, in relazione ai cambiamenti nella cultura, nella tecnologia, anche al mondo politico a volte o comunque la storia del pensiero e la pittura era stata dichiarata come morta e quindi il primo momento di ricerca, di fatto un momento piuttosto lungo in cui eh, hai messo in ordine cronologico i contenuti soltanto per capire intanto come eh, procedere, ma poi il modello ha rappresentato anche uno strumento per capire come riorganizzare i contenuti e una volta compreso uh, non, volevi essere non volevi essere uno storico dell'arte, oppure volevi esserlo ma magari con un approccio anti-accademico, un approccio più eh, ironico. Quindi quando ho iniziato a sistemare le opere ho capito subito che non potevo eh, seguire eh, soltanto la costruzione di cinque momenti di rottura e di rendere magari l'ordine cronologico passando dall'invenzione della fotografia alla crisi della rappresentazione e avanti così. Perché si possono raccontare dal punto di vista della storia dell'arte come un elemento lineare, ma non sono così lineari in realtà. E quindi quando ho iniziato a eh, posizionare le opere ho messo a fuoco il, la mia riflessione, il mio modo di pensare e quindi ho cercato di eh, mettere insieme le opere che potessero andare insieme, come se appartenessero alla stessa famiglia, per così dire, allo stesso gruppo. E poi, eh, in un secondo momento, ho inventato dei soprannomi per le stanze che mi hanno aiutato a identificare le stanze: queste, niente da vedere, niente da nascondere, oppure ready-made, belong to any. E quindi ho iniziato a pensare a questi nomi per le stanze, per le sezioni, in modo da avere chiaro in mente quale fosse il centro dello spazio o comunque l'idea di quello spazio. E ovviamente ho cercato titoli che potessero godere di una certa apertura, come Die Hard. Che mi potessero dare la possibilità che in qualche modo le opere non fossero una prova anche del mio pensiero errato mi sentite ok abbiamo visto i modelli insieme e Abbiamo visto proposte per le mostre e in cui abbiamo anche disegnato, fatto schizzi, le abbiamo distrutte e poi le abbiamo ricombinate. Quello è stato un bel momento. Eh, sì, quei modelli erano ovviamente anche nella mia mente, sono stati fonte di ispirazione. Ma anche nell'opera nell di Fish Levice, eh, di solito c'è appunto questo scaling down di, della realtà. Quindi, fare un modello della realtà eh, che era un po' il pre-Wikipedia, no? questa eh, idea di creare appunto un modello per capire meglio, magari non tanto per capire ma anche per mostrare eh, anche la confusione dell'autore. Dell e mi piace veramente ad esempio guardare le cartine, guardare... Eh, le cartine eh, dei panorami e, e in qualche modo le cartine geografiche e, e questi modelli rappresentavano una sorta di cartina autocreata. Quindi nel capire l'organizzazione, allora, come avete detto, il modello aveva anche una funzione pratica, quindi c'era bisogno di trovare la riproduzione di tutte le opere che troverete poi nelle stanze corrispondenti. Magari potremmo entrare in una sezione, potremmo scegliere Mensch Machine in cui si trova anche l'opera di John. Vorrei che leggere eh, una frase di un articolo Stop Stop Painting eh, nel 2005 dedicata a un altro artista che è oggi eh, all'interno della mostra, Michael Krebbe. La frase dice la macchina della pittura. E John si riferiva in questo caso a come Kreber aveva definito se stesso, quindi la macchina della pittura non va sempre avanti. A volte gira su se stessa, come una delle foglie rotative di Duchamp. Quindi vorrei prendere questa frase come un'introduzione al senso del tempo, a questa. Decisione Di non adottare un ordine cronologico. E quindi l'acquerello di John dedicato a ritrarre questi data center, e poi c'è Pino Gallizio, Piero Manzoni, ma anche vicino a artisti più giovani: Morak Hale. E Lady Churchman. Quindi, John, puoi com dirci come ti sei sentito in questo gruppo, in compagnia di questi artisti e come hai pensato a eh, in qualche modo fare dei matching di nuovi periodi e eh, pensando a una delle possibili reazioni, una reazione cronologica alla morte della pittura in cui il pittore diventa eh, egli stesso o, eh, una macchina o altre, ad esempio, altre opere, Nick Tesinfo gli artisti diventano consapevoli dell'importanza della macchina per la propria produzione. Ok. Allora, eh, mio zio e mio nonno dipingevano, eh, facevano degli acquerelli de, ritraendo le spiagge di Cape Cod, eh, ritratti e eh, panorami abbastanza banali, però ho applicato questa tecnica, ho pensato alle mie vacanze e ho cercato di pensare a un nuovo soggetto. Questa era la prima volta che avevo visto questi data center, questi data farm dal satellite, dalla visuale del satellite ed è stato poi così che ho deciso di fare questi acquerelli. E è ovviamente una cosa abbastanza anacronistica quella di scegliere la tecnica dell'acquerello. Nella mostra di anacronismo che riguarda la pittura, ma allo stesso tempo è utile eh, rivelare qualcosa anche del mondo digitale, delle reti, della tecnologia di oggi. Eh, quello è un dispositivo che crea distanza. Quando ho pensato a questa sezione, ho iniziato a pensare alle opere più antiche, quelle, ad esempio le opere più vecchie, quelle di Eleninsky, Il telefono di Marcel Breuer, e quando Lesinsky aveva ordinato un dipinto. E, e poi c'è l'idea della macchina, dell'aspetto meccanico eh, che crea il dipinto. Ovviamente oggi questi dispositivi, queste macchine, in realtà, non, non sembrano solo vecchie, ma solo, eh, sono anche Come possiamo parlare di questo aspetto? E, e sapevo della passione di John per gli acquerelli, erano perfetti e poi mi piacevano perché c'è anche un aspetto ridicolo. Uh, sul fatto che si possa usare questa tecnica un po' impolverata, per così dire, no? un po' obsoleta, eh, è un po' dall'altro lato di quello che vediamo no? oggi. Vediamo molti artisti parlare dell'aspetto digitale dei dati, si guarda allo schermo e John ha evitato questo approccio. Perché c'è qualcosa di invisibile no? sul flusso dei dati, sul cloud? E vedere questi centri, questi data center in cui non si sa cosa succede. Sì, quella è la prima volta in cui il cloud è diventato visibile, ah, per me almeno, io non uh, pensavo potesse essere una struttura in pieno deserto. E poi ho visto il dipinto di Moral Kai con l'occhio che guarda allo schermo e che si vede l'interno dell'occhio, si può vedere lo schermo. E mi è piaciuto molto. Come il corpo eh, riflettesse la macchina e non la mostrasse, quindi anche eh, lei ha ritratto il suo laptop e il suo computer. Ma vedere appunto il riflesso del computer nell'occhio, quindi come il corpo reagisse davanti a questa immagine. Oppure eh, il dipinto di Lady Churchman con l'iPhone. Mi piaceva un po', diciamo, l'aspetto ridicolo. Di C'è una sorta di distacco dall'argomento. Non ho mai visto un iPhone che avesse quell'aspetto così strano, potrei dire. qualcosa di strano anche la dimensione perché non è troppo grande poi è dipinto davvero con attenzione con cura ma anche questa uh, idea della macchina uh, Presentare gli aspetti più eh, soft della macchina, quindi non è un approccio meccanico alla pittura, ma un atteggiamento meccanico eh, che mantiene l'espressione. Può sembrare soft, ma in realtà il messaggio è ben preciso e duro, soprattutto perché un artista, uno può dire adesso una macchina può fare quello che facevo io e quindi rimango disoccupato, ma poi se sono disoccupato uh, posso avere più tempo mh, libero, ad esempio. E quindi si prendono in considerazione entrambi gli aspetti. È un po' un attacco all'idea dell'artista che produce qualcosa. Qui in questo caso produce la macchina, ma può produrre anche dei dipinti continui. Anche Galizio l'aveva fatto negli anni 50. E quindi eh, si può vedere anche una critica al mercato, all'industrializzazione ma allo stesso tempo contiene una contraddizione in sé, perché ci libera uh, da fare cose, ma ci rende anche disoccupati. E anche una celebrazione della pittura da parte del eh, pittore. Eh, ci sono stati eh, altri momenti in cui la pittura si è dimostrata come liberata no, dall'essere umano, o magari no. Ma ci devo pensare. uno dei cinque momenti di rottura che ho voluto sottolineare era appunto la morte dell'autore. Holland part è stato il primo e che ha dato un nome a questo momento, poi la prima crisi era la crisi della rappresentazione e che è successa dopo la nascita della fotografia perché in qualche modo una macchina poteva catturare l'immagine e quindi si può quasi definire questo periodo come l'inizio della modernità perché il medium si è reinventato e quindi la pittura poteva in qualche modo parlare di se stessa finalmente. Questo è stato il primo momento, poi il secondo momento di rottura riguarda il ready-made del collage e invece il terzo appunto la morte dell'autore, dell'autorialità. Questa eh, vi libera eh, come un artista e dall'idea di creatività e questo è l'aspetto interessante come eh, Warhol e Liechtenstein, che hanno attaccato l'idea dell'abstract expressionism. Quindi dicono che niente nella mia arte viene dall'interno, ma tutto arriva dall'esterno. Quindi eh, vale a dire che tutto è già presente, esiste, è già. E in questa mostra sono interessata a questo cambiamento di pensiero e eh, di approccio. E questo è un esempio: eh, si tratta davvero di un attacco estremo. Tutti la strato che avevamo visto prima, no? abbiamo sempre sostenuto che c'era tanto uh, eh, che veniva dall'interno, e questa potrebbe essere una risposta Rasco. Ce n'è un altro. Questo è il dipinto da cui è nato tutto, per me, quando ho parlato con Genoveva e Daniel Murnigan. Questa serie di opere insieme, che sono uh, appunto dei dipinti Rothko, uh, stile Rothko, quando insegnavo uh, alla Schule. Uh, ho iniziato a pensare a questo nuovo approccio, a questa generazione, come vede la pittura e come possono appunto pensare alla pittura in maniera fresca, in maniera nuova, perché la State School eh, forma una nuova generazione di artisti e quindi magari non hanno l'idea che la pittura possa essere un problema, possa essere morta. Questa è la differenza con la nuova generazione e la mia generazione. Quando ero io un giovane artista e sognavo, o magari neanche sognavo, ma semplicemente pensavo di voler diventare un artista, eravamo nel periodo fine anni 60-68. E... Ah, mi, ricordo, mi ricordo che era stato fatto una mostra qui e quello era un po' un picco nell'epoca eh, in cui eh, si celebrava o si annunciava il funerale della pittura. Ovviamente, un'altra volta il funerale è stato posticipato, ed è stato anche il periodo in cui. Poi si insegnava a Düsseldorf e raccontava ai suoi studenti che stava cercando di trasferire il dogma agli studenti eh, stop painting e un po' come una sorta di rifiuto eh, aveva creato questo dipinto stop painting. E già e qui si trovano il, i due lati. E, 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 e Immendorf è ancora in mostra da qualche parte? Non è in buone condizioni? Ma in, uh, nella mia prima lista l'avevo inserito. Poi il periodo 68, c'è cioè stato il rifiuto della pittura nel 68 e aveva due sfaccettature. Una era la possibilità di espandere l'arte, quindi l'arte eh, fotografica, di concetto, quindi questo rendeva la pittura, almeno per me. Come la soluzione meno accattivante. Quando Bruce Nauman aveva fatto rimbalzare la palla allo studio, e perché creare un dipinto quando posso semplicemente far rimbalzare la palla? E quando ho parlato con i miei studenti, Daniel. E mi hanno detto, allora se puoi far imbalzare la palla nello studio, allora puoi fare anche un dipinto. E quindi era un circolo, per così dire, che si rincorreva. Perché l'esatto momento storico poi crea e suscita nuove argomentazioni. Mi sono un po' perso nel mio pensiero. Un altro aspetto nella concezione della mostra... No, stavo dormendo prima, quindi faccio ancora un po' fatica. Allora, volevo dire, il, il periodo del 68 aveva anche un lato ideologico nel rifiutare la pittura, perché la pittura... Veniva considerata a livello politico e come un mezzo, come la prostituta del mercato. Quindi aveva anche questo aspetto. Non soltanto la prostituta del mercato, ma anche eh, c'erano cose più importanti da fare rispetto a essere un artista, no, potevi dire ok, Adesso eh, gioco con la palla e rimbalzo, faccio rimbalzare la palla, ma posso anche uscire per strada e innescare la rivoluzione. E quindi questo eh, inserisce questo aspetto: quindi, in cui si vede l'artista. E con gli amici che entrano nello studio e dicono dai, esci, vieni fuori, vieni fuori e eh, andiamo per strada. Parliamo anche dei ruoli svolti da ognuno di voi eh, nella mostra. E Magari eh, per commentare questo aspetto potremmo partire da un'opera che è quella di Lucio Fontana, che dica eh, davanti, dice io sono un santo e invece dietro eh, io sono un santo, io sono una carogna. Peter, quando hai deciso di uh, includere quest'opera uh, nella sezione, eh, di avere la necessità di attaccare, di inserire nella sezione Let's Go and Say No, di attaccare in maniera fisica, perché in questa sezione abbiamo David Hammond che uh, urina su Richard Serra, abbiamo. Uh, una delle prime performance pubbliche di Adrian Piper e altre forme di aggressione fisica, quasi come Burri. E mi ricordo anche quando, John, tu hai commentato la decisione di un critico d'arte di iniziare a essere artista, ma anche cuoco. Oh, come, come ti sei sentito in questo ruolo qui? Allora, la prima volta in cui in qualche modo sono entrata in contatto con l'arte è stato quando lavoravo come cameriere e, e appunto servivo il vino ai clienti. E una, era un ristorante artistico, in Doshin si chiamava, pieno di opere d'arte. Quello è stato il primo momento in cui ho conosciuto uh, dei pittori. Non ho mai frequentato l'Accademia di Belle Arti, quindi mi sento un po' un impostore da un certo punto di vista rispetto all'arte perché non sono stato formato, ma anche la scrittura, no? in qualche modo è come se io servissi, per così dire, il mondo dell'arte o l'economia dell'arte. L'opera di Rina è importante anche ricordare che sono fatte all'interno della Galleria, che è un po' il suo atelier, il suo studio. E non si riesce ad avere un artista libero senza avere magari poi un, uh, uno sponsor che supporta questa libertà, quindi credo che sia parte dell'esperimento di Rina. Sto cercando di trovare altri esempi all'interno della mostra in cui il ruolo dell'artista è stato eh, minato in relazione appunto alle funzioni artistiche. Hai parlato del dealer, per così dire, del venditore d'arte, eh, ma come artista hai accettato anche eh, di avere questo lato sempre negativo e, e come eh, interagire con questo aspetto negativo? Eh, come hai detto tu non hai, non hai avuto una formazione artistica e non eri in grado di produrre un dipinto e quindi gli artisti all'inizio eh, nella modernità hanno inventato la figura appunto dell'idiota e l'idiota vi dà la possibilità di in qualche modo lasciare da parte questi aspetti. Fontana era una retrospettiva New York, mi sembra. Sono un santo con i fori e poi spesso abbiamo pensato ad avere appunto Fontana tra gli artisti della mostra perché eh, questa mostra potrebbe in qualche modo rappresentare anche le mie referenze, tutti gli artisti che amo, quindi Fontana ha sempre svolto un ruolo importante per me. E quindi, quando mi sono concentrato su questi aspetti, abbiamo parlato di questo dipinto. Eh, voi avete scoperto eh, che nel retro del dipinto c'era scritto: Sono una carogna. E eh, quindi, eh, per me, è stato un po' come Natale, no? Avere questa doppia faccia del dipinto, essere santo essere carogna. Qualcuno che scrive eh, sono una carogna eh, è veramente il genio, mentre forse l'idiota è quello che ha, scritt ha scritto sono un santo. Non... Quindi ha scritto non sono un santo. Allora il punto che sottolineava John su questo rapporto... Con la galleria potrebbe rappresentare una delle prospettive in cui consideriamo la storia dell'arte come vuole essere vista dall'inizio, ossia non distaccata dall'altro cambio e cambiamento che causa e implica i cambiamenti. Appunto eh, hai parlato del 68 che è stato il terzo momento di rottura, la morte dell'autore e poi eh, la mercificazione dell'arte e poi eh, la, mor la morte del critico d'arte, questo è un altro momento di rottura. Uh, vorrei fare un'ultima domanda, Peter di ridirci come sei riuscito a in qualche modo mm. eh, concentrarti sulle altre discipline e non uh, a concentrarti sulla storia dell'arte che è ovviamente uh, la, il riferimento principale ma come hai nutrito i tuoi pensieri, le tue riflessioni uh, rispetto alle scelte compiute appunto per abbracciarle da prospettive diverse ad esempio uh, l'aspetto iconoclassico Sì, l'idea uh, dei gesti iconoclastici, quindi attaccare, eh, produrre valori, farli esistere nella cultura, questo in maniera generale. Ma quello che ho capito uh, sin dall'inizio è che uno dei pericoli di questa mostra era correre il rischio di rappresentare un problema accademico rispetto alla pittura. E per me non rappresenta un problema accademico. Perché è un po' vaga l'idea del cambiamento dei valori. No? E questi cambiamenti di valore che vengono prodotti all'interno della società e questo comporta poi anche un cambiamento stesso della società, oppure la tecnologia. Quindi tecnologia e cambiamento dei valori all'interno della società eh, sono elementi che interagiscono, quindi proprio come l'ingresso del mondo digitale. Quindi, per parlare di questi aspetti o farli rientrare nella mostra, senza menzionarli chiaramente, perché sono le opere che parlano di questi argomenti. Vediamo se ci sono domande dal pubblico prima di procedere con le nostre. Ho una domanda per il signor Fishley nell'esperienza di uh, curare la mostra, quindi essere un curatore, non qui come un artista. Le riflessioni della sua ricerca in qualche modo hanno cambiato l'atteggiamento rispetto alla fine del figurativismo o della pittura o meno? Quindi questa è una mossa soltanto per mostrare l'aspetto creativo del lavoro. Quindi ha cambiato anche l'aspetto figurativo e il suo lato artistico appunto soltanto dall'aspetto curatoriale. Ho cercato di pensare all'arte come elemento che integra sempre le argomentazioni che ho, il lavoro che faccio. Ho iniziato a rivedere le cose in maniera diversa. Per me si tratta di... questo è uno strumento utile e piacevole per pensare all'arte e ovviamente mi ha portato all'organizzazione di una mostra ma altrimenti magari l'avrei fatto per me e, e l'avrei usato nel mio studio avrei guardato i cataloghi oppure durante gli scambi di mail con Giono o nelle mie conversazioni con gli studenti è sempre una parte della produzione di confusione, per così dire, nella mia testa. Riferendomi all'idea di confusione, come hai detto prima, ho capito che la mostra ha e contiene un paradosso in, al suo interno, una contraddizione in termini, che rappresenta poi l'aspetto più interessante. In Germania eh, c'è un detto che si dice appendere il cavallo dalla coda. Eh, e quindi come per dire che in qualche modo questa mostra mh, parla del mio amore per la pittura. Ma sappiamo eh, che si tratta di un'affermazione un po' noiosa. Nella presentazione del slideshow ci sono molte foto di panorami di alberi, di fiori. Qual è la sua idea della pittura in relazione alla natura? Come ho detto all'inizio di questa conversazione, Dalla fondazione è arrivata la richiesta eh, di comunicare la narrazione dietro alla mostra. E quindi ho creato il modello. Poi forse c'era un po' di insicurezza, non sapevano se questo modello fosse sufficiente nel raccontare l'idea. E quindi ci siamo chiesti come posso trasmettere le idee del saggio che ho scritto anche a coloro che non hanno comprato il catalogo, quindi come posso creare i testi. Lo vedremo nella prossima mostra di John. Come mi hai detto, userai dei Google Glass in modo da poter leggere le didascalie delle opere direttamente negli occhiali con Google e poi apparirà lo slideshow. Quindi sono andato in questa direzione un po' come cercare di trasmettere la voce senza avere magari un altoparlante all'interno del modellone con la mia voce, non mi piaceva quest'idea. Avevo bisogno di avere e creare qualcosa che le persone potessero guardare ma con la voce in sottofondo e quindi ho pensato all'inizio di... Girare magari un video del modellone e poi si ripete, magari quindi c'è una ripetizione tra una sezione e l'altra, tra una stanza e l'altra. E quindi ho, ho guardato il telefono e ho visto in tre anni quanti viaggi erano stati fatti. Gli artisti che avevo eh, analizzato anche le opere. E, eh, ho fatto foto delle didascalie, quindi, che è quello che fanno tutti in, in fase di ricerca. Ma poi c'è anche la vita reale. Con quel eh, viaggio fantastico a New York, eh, io ho visitato Trudestein, eh, eh, che aveva una galleria nel Northwest e ho visto che questa idea di anti-kunst, di anti-arte, eh, che negli anni 60 era un movimento abbastanza conosciuto. E poi così mi sono detto, va bene, organizzo un viaggio a New York, faccio foto, eh, sia da, dal mio arrivo in aeroporto, vado al Met. Eh, E quando la fondazione ha consentito a organizzare la mostra, sono stato a Roma per due mesi e alla mattina facevo ricerche per la mostra, eh, sia in biblioteca ma anche su internet e poi il pomeriggio andavo a godere dell'arte rinascimentale per il mio piacere e quindi ho visto Schittet, ho visto Piero della Francesca, avevo queste foto sul telefono e mi sono detto ok, questa è la mia realtà. Qualcosa che amo molto perché fa vedere anche quello che succede all'interno del palazzo, di questo palazzo. Non c'è soltanto il Martin Bar, ma eh, vediamo anche gli affreschi. E queste due narrazioni contemporanee sono eccezionali. Ho una domanda su sulla parola modellone. Il modello su cui hai lavorato. A mia mamma è italiana. Mia mamma si è trasferita in Svizzera negli anni 50 e voleva parlare tedesco con noi perché per lei era importante migliorare il tedesco e quindi il mio italiano è così così, non perfetto. e mi ricordo la crescitivone, no? e quindi modello, modellone, lo rende più grande, e avevo questo ricordo. È un processo eh, come fa parte del nostro lessico, proprio come nel eh, processo di scelta delle eh, foto. Eh, Peter, abbiamo detto porti il modellino, no in realtà era un modello più grande, non era così piccolo e quindi è stato un po' anche uno, uno scambio di eh, battute, anche i titoli, la traduzione. Hai, come hai detto hai dato dei soprannomi alle sezioni, hai iniziato a definirle, è, è simile il passaggio tra parole. Oh, ho semplicemente deciso di chiamarlo modellone per dare l'idea della grandezza. E ho capito che tutti coglievano queste idee, quindi è giusto dire modellone? È corretto? Eh, sì, abbiamo capito, abbiamo capito l'idea dietro a questo termine. Per me voleva dire anche lavorare in questo, con questo modello in scala, anche volevo allontanarmi dal pericolo magari di renderlo per forza carino e raffinato. E il modellone ha anche un po' questo aspetto goffo, no? anche nel pensiero, eh, come vedere una mente sovraccarica di riflessioni. e quando l'ho finito, mi sono detto il modellone serve a chiarire anche a me, a me stesso, quello che pensavo, quindi anche a chiarire al pubblico le mie idee. Ma rappresenta anche un po' la confusione che avevo in testa in quel momento e sicuramente è un'opera un, un po' confusa. In realtà non rende il mondo più semplice. Potremmo fare a John la domanda eh, del rapporto tra eh, natura e pittura? Magari i eh, panorami marittimi? Rinald Spalling ha fatto diversi dipinti alcuni anni fa usando dei robot, come sapete, Romba quello per pulire i pavimenti e li abbiamo denominati seascapes, perché eh, ci siamo anche riferiti a Turner, soprattutto nelle ultime opere, e quindi questa idea della natura quasi astratta. con questa influenza Abex. L'idea all'epoca era di usare il robot per tradurre i dipinti della Natura Turner come una sorta di prodotto zombie per riempire la galleria d'arte. Ho lavorato con Emily e Utah e con lei, i miei collaboratori e quindi si attivava il robot e poi ci fermavamo a parlare e nel frattempo il robot creava, creava il dipinto. Non sono così sicuro di dare una risposta giusta a questa del rapporto con la natura. Eh c'è una mostra a Basilea adesso c'è qualcosa di perverso nel pensare a un pittore che va fuori sul campo con uh, uh, dei tubetti di colore per uh, dare questo aspetto da impressionista. Uh, Frederick Niede ha deciso Forse c'era un po' questa idea del tipo: diventerò eh, pittore, e eh, faceva eh, parte anche di un atteggiamento. E quindi ha eh, creato queste, eh, nuove, questi nuovi percorsi per diventare pittore, ha creato questo, questa pittura plein air. Un plein air quando si va fuori e si dipinge, ti porti dietro i pennelli, le tempere, ma c'è anche il materiale per pulire, e quindi per anni non gettava eh, gli stracci per pulire i pennelli, e poi con questi ha creato un'opera. Questo potrebbe essere un buon esempio di come correlare la natura e i panorami e come correlarli appunto ai materiali per la pulizia dei pennelli ad esempio o ai robot. Ed è diventato il dipinto più grande all'interno della sezione e ha quasi la stessa palette di colori degli affreschi che sono uh, sulla stanza. Uh, forse non è una risposta così soddisfacente, ma anche Rina, quando abbiamo fatto uh, 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 questa stanza ci siamo anche concentrati sulla prospettiva in modo che potesse diventare una sorta di cornice al corpo o qualsiasi elemento esterno. Ci sono domande dal pubblico? Buonasera, una domanda per il signor Fishley. Come ha selezionato gli artisti? Su quale base, su quali criteri? Per questa mostra ovviamente. L'ho detto forse prima, le ho selezionate in realtà molto tempo prima di organizzare questa mostra. Avevo una sorta di sistema no, di referenze nella mia uh, mente. In realtà c'erano già. Non ho dovuto compiere una vera e propria selezione. Credo che. In qualche modo eh, la traccia di questa mostra eh, fosse già presente, ma quando poi si entra negli argomenti ovviamente si scoprono, si si scoprono aspetti nuovi e che si integravano perfettamente ma anche eh, quando avevo già un'idea, una sorta di struttura per ogni stanza, ho cercato degli aspetti che mi potessero chiarire meglio eh, questa scaletta e poi anche di inserire nuovi aspetti. Uno dei problemi che ho dovuto affrontare è stato mescolare le generazioni. Perché la gerarchia poteva rappresentare un problema quando si va da Schwyz, Picabia, Duchamp, questi monumenti, e come mescolarli con giovani artisti che magari all'orativa avevano soltanto una mostra. E senza... Spingerli, no? come presentarli come il futuro Picabia, cose che potrebbero succedere. Eh, mo molto si concentra sulle sezioni, quindi anche con gli artisti più giovani eh, come John. Quindi ci può essere una convivenza tra gli artisti più noti e quelli più giovani perché è quello l'argomento magari che si tratta. The, um, what's now and media. Eh, cosa succede alla pittura anche con questi social media? Come circola il contenuto digitale? Mm -hmm. anche le varie, fasce, le varie time zone sì, sono in relazione l'uno con l'altro, no? i vari fusi orari. Eh. Cosa succede agli archivi quando tutto può essere liberamente trasmesso in modo digitale? c'è un altro contenuto per un'altra tecnologia, per un'altra piattaforma. In Italia, quando sono stato a Roma per fare le ricerche per la mostra, ero interessato anche alla pittura figurativa di Schwitt e la maggior parte delle volte capitava di non poter entrare in una buona uh, biblioteca ben fornita e quindi controllavo e facevo ricerche dal computer e mi sono reso conto di quanto le cose apparissero belle illuminate dallo schermo. potrebbe definire come una illuminazione fisica banale della pittura e oh, mi ricordo di aver visto il collage di Kurt Ritter che avevamo nella mostra che diceva don't be a dim bob, ma la lampadina in realtà lo illuminava e ho spesso pensato a questo al mezzo digitale che in qualche modo contribuiva a rendere la pittura più accattivante, a, eh, a ringiovanirla in qualche modo, eh, a, a dare un'immagine diversa. E mi ricordo quando ho scattato una foto col mio telefono a un Caravaggio, l'algoritmo creato nella Silicon Valley eh, aveva bellito il Caravaggio. E quindi tutti noi abbiamo fatto questa esperienza, no? Quando si scattano le foto, oppure appunto si vede la foto photoshoppata. E bisogna trovare il modo di uscire da questo magari fare un passo indietro e, e scattare anche il muro intorno al dipinto, no, proprio per non avere... Um, also... Questi nuovi media trasformano l'arte. Ed è facile magari se si pensa a fare una sorta di cornice, di vedere il dettaglio del Caravaggio che vi piace. E posso magari ritagliare il dettaglio all'interno del, del dipinto di Caravaggio e poi posso mandarlo immediatamente a John. John scrive qualcosa di intelligente o di stupido a proposito di quel dettaglio. In qualche modo è un'attivazione del processo che porta alla trasformazione poi. Musei senza pareti, ma dieci volte peggio. Sono pareti che attraversano le porte, come succede sotto. Abbiamo tempo per un'ultima domanda. Una domanda semplice. Qui a Venezia ho visto i poster. E ogni volta c'era questo aspetto mh, psichedelico. E, e ogni volta che si riscrive, prima avete parlato di monumenti, e come immaginiamo la storia dell'arte, è sempre rimessa in questione. E vediamo anche come vengono considerati i monumenti ultimamente. Quindi mi chiedo se c'è anche il piacere di uccidere la storia dell'arte o se ci sono modi per includere, escludere, cambiare e ripensare un modello per riscrivere quella narrativa. L'abbiamo detto prima. L'idea, il concetto eh, dell'iconoclastia è molto forte qua, quella di attaccare eh, qualcosa, soprattutto eh, nel caso di Lucio Fontana. Era interessante vedere come ha effettuato questi eh, buchi nella tela con... Il coltello non è un atto di distruzione, è diverso da Gustav Miske. Sanfashu che spara al dipinto. Lui ha eh, fatto questi buchi nella tela e li ha visti come un'apertura allo spazio. Quindi li ha definiti come un'apertura e ha anche creato e ha usato questo coltello della forma fallica per creare questi uh, buchi o queste aste di metallo. Quindi come hai scelto questi aspetti? Nel libro, eh, quando si fanno le ricerche, si vedono anche le fotografie degli artisti eh, e a volte l'atto di eh, creare già di per sé è l'opera. Gustav Mischke è un esempio. Che ha messo acido sulla tela, sulla plastica e in questo modo ha distrutto ma anche creato l'opera. Eh, queste immagini si sono accumulate nel mio computer ma anche negli archivi di Eva e avevamo queste foto bellissime. E volevamo renderle visibili. Dieci o venti di queste immagini eh, ne dovevamo scegliere una. Magari quella. Che potesse comunicare qualcosa. No, Avevamo pensato a quella di Nichi in cui sparava appunto alla tela, ma poi c'era una questione di copyright eh, perché è stata usata nella retrospettiva di Pompidou. Poi abbiamo visto l'atto e la tela nella stessa immagine, perché come ha detto John tutto veniva ritratto in una immagine, perché è un primo piano. e quindi ha ah, veramente una, una, un qualcosa di aggressivo. <ride> Abbiamo le campane che suonano, dobbiamo interromperci qua. È aggressivo ma anche è all'artista che eh, insisteva sul fatto che non fosse aggressivo. Grazie a tutti. we were like closing the streaming, but maybe, i mean, we they are here, so maybe other questions would be a pity to lose the opportunity to keep on discussing. so please feel free also to, to not to be too close for social distancing, but maybe with the mask you can come and make more questions. so it would be nice. otherwise, thank you again.